Ciao a tutti ragazzi e bentrovati su Crystal Cross Gaming con la nuova puntata della campagna di StarCraft 2, nella fattispecie Heart of the Swarm. Bene ragazzi, allora, la scorsa puntata credo che sia propedeutica a quello che affronteremo ora. Stiamo per addentrarci nel laboratorio della produzione degli ibridi del dominio, creature molto molto potenti. Le nostre solite conversazioni questa volta non includono Isha, quindi iniziamo con Stukov. La stazione Skygear, il laboratorio bielico segreto del dominio, è il cuore del programma di ricerca sugli ibridi di Mengsk. Parlami degli ibridi. DNA Zerg e Protoss combinati, una cosa ritenuta impossibile. E queste creature seguiranno gli ordini di Mengsk? Lui ritiene di sì. Io non sono tanto sicuro. Parliamo con Deaca. Questo luogo di metallo e pietra. Perché? Non ti impressiona? Gli Zerg primordiali non sono mai riusciti a costruire nulla di così imponente. Non mi serve un muro. Evolverò una corazza. Non mi serve un'arma. Evolverò degli artigli. I creatori degli strumenti potrebbero produrre qualcosa di migliore della tua corazza e dei tuoi artigli. I loro strumenti restano uguali. Io recupero. Io cambio. D'accordo, parliamo con Zagara. Deaca è veramente un integralista di queste cose. Questo luogo è molto fuori mano, ma è protetto come Coral stesso. I Terran devono tenere molto a ciò che è custodito all'interno. Ma una tecnologia su questa scala va ben oltre la portata degli ingegneri di Mengsk. Forse hanno ricevuto aiuto da qualche razza superiore. Se esistono, le risposte saranno all'interno. In effetti, allora, a quanto pare abbiamo una nuova abilità, già? Sembri emanare potere. Le tue somme abilità si sono risvegliate. Sì. Sì, sì. Allora, somme abilità sarebbe Apocalisse. Infligge 300 danni alle unità nemiche e 700 danni alle strutture nemiche in una vasta area. Tempo di recupero 300. Poi, richiamo del Leviatano. Richiama un potente Leviatano volante con vita a tempo. Il Leviatano infligge ingenti danni e possiede abilità basate sull'energia. Pure capsule da sbarco. Richiama degli Zerg primordiali con vita a tempo sul campo di battaglia tramite capsule da sbarco. Le capsule da sbarco contengono 40 Zergling, 5 Blatt e 5 Draglische. Io direi il Leviatano. Direi decisamente il Leviatano. Sì. D'accordo, d'accordo. Vai. Adesso, fosse evolutiva, nessuna nuova conversazione. Resta solo la missione. L'avanguardia del tuo sciame controlla l'ingresso del laboratorio. Gli ibridi attendono dentro. Spediamoli all'inferno. Beh, molto semplice. Entrare nel laboratorio e distruggerlo. Sbrigati, ho una battaglia da vincere. Attenta all'essere che gestisce il laboratorio, il dottor Narud. Un'antica mutaforma che ha assunto molti aspetti nel corso degli anni e che mi ha reso quello che sono. Dunque non è un Terran, un Protoss. Non è uno Zergo, lo saprei. Niente di tutto questo. È il servitore di un antico Xel'Naga, noto come Amon. Ho saputo di Amon su Zerus. È morto. Beh, la sua creazione sopravvive. Narud è l'essere più pericoloso che tu abbia mai incontrato. E lì lo affronterai. Non ho idea di che cosa possa essere, a dir la verità. Ma gli ibridi possiedono i tratti migliori degli Zerg e dei Protoss. La loro forza fisica e i loro poteri psionici non devono essere sottovalutati. Ci sta mettendo in guardia per il fatto di non fare gli idioti e di attaccarli troppo debolmente. Siamo dentro. Kerrigan, questo laboratorio nasconde il culmine della ricerca di Narud, gli ibridi. Sono l'arma definitiva per la guerra finale. Ah!
ibridi si stanno risvegliando. Che ti succede? Un attacco psionico mi sta prosciugando. Devi resistere. Uccidi quell'ibrido o siamo tutti spacciati. Che diavolo stanno facendo? Ma... Sì? Elimina tutti gli ibridi, sono 8 rimanenti. La vita di carica non deve essere prosciugata. Attenzione, aspetta un attimo. Allora, ibridi dominatori, potenti ibridi che possono risucchiare la vita di carica da grande distanza. Sottrazione vitale carica hanno un tempo limitato per uccidere gli ibridi dopo averli liberati dalle celle di contenimento. Distruggendo una cella di contenimento libererai l'ibrido dal suo interno. Distrugge una cella solo se te la senti di affrontare lo scontro. Il dominio attaccherà periodicamente la tua colonia, d'accordo. Elimina quell'ibrido prima che il suo assalto ti uccida. Abbattetelo! Adesso! E le tue preghiere. Ci adattiamo. Ok, attaccalo. Io sono lo sciame. La nostra conquista prosegue. Attenzione. Eh sì, fa molto male. Però il è morto, ma non sarà l'ultimo. Sto pianeta è mio. Non sei la benvenuta qui, Kerrigan. Narut. Mia regina, sono apparse tracce di attività psionica in tutto il laboratorio. Ok. D'accordo. Ah, cella di contenimento esattamente. Ma le devo aprire io o queste si aprono da sole misteriosamente? Allora, facciamo immediatamente 2 geyser di Vespene che tanto ci serviranno. E, dato che ci siamo, iniziamo a fare un po' di cosettine. Pozza germinale, d'accordo, ma la camera evolutiva servirà, immagino, perché non c'è. Esatto. Una regina non ci dispiace averla. Poi, colonia di blatte. Ma nido dei Bendling ce ne frega poco. Antro delle idralische, questo invece è importante, molto. Vai, facciamo un po' di zergling in caso servisse attaccare velocemente. Poi direi che piazziamo tanti belli impalatori. Allora, vediamo se... Ok, la colonia si difende da 2 lati. E ci sta bene. Genera biotumore, regina. Una forza del dominio avanza verso la colonia. Grazie. Giusto mentre stavo preparando la difesa. Vabbè. La tua regina ascolta. Di le tue preghiere. Che c'è stavolta? Ci adattiamo. Molto bene. Un'altra regina. Ah, che cavolo. Ah, il Vespene. Per fare una grande scemenza. Evolviamo un po'. Vabbè, dai. Gli attacchi da
attacchi da distanza prima, va. Adempite al vostro scopo. Uccidete ogni cosa. Un ibrido ti sta attaccando psionicamente. Se vuoi sopravvivere, deve essere eliminato. Va bene. Allora, un'altra aberrazione mi serve. Quanto ci mette a essere prodotta? Vabbè, poco. Finita a produrre questa aberrazione, io parto. Facciamo un po' tre impalatori di qua. Così, mentre io sono impegnato. Perfetto. Audace. Andiamo. Questo pianeta è mio. Io sono lo sciame. Vabbè, gli Zergling sono un po' inutili in questo frangente. La nostra conquista prosegue. Vabbè, attaccate, attaccate. Raggio. Perfetto. Un ibrido in meno. Lo sciame controlla questa sezione del laboratorio. Blatte. Direi. Aberrazione. Poi un paio di coppie di droni. Perché avrei intenzione di fare un paio di lanciaspore per parte. Tanto facciamone solo due. Anzi, sapete cosa? Facciamo qualche ospite. Ah, fossa di infestazione, vero? D'accordo. Allora, qui che devo fare per la fossa di infestazione? Ah, no, semplicemente devo fare la fossa di infestazione. Di le tue preghiere. Consideralo fatto. Andate qui. Che la fossa di infestazione io la voglio fare piuttosto in fretta. Mengsk soffrirà. Beh, non molto bene, devo dire. Che volevo fare gli ospiti dello sciame, ma qua... Il dominio ha catturato una brutalisca. Se ci avviciniamo, potrò controllarla. Ok. Salva le brutalische. E dov'è che sarebbero? La tua regina ascolta. No, queste sono le celle di contenimento. Questo pianeta è mio. E dov'è che avrebbero... Dove... Dovrei Audace. Cercarla, la brutalisca. Ci adattiamo. Proviamo di qua. Lo sciame conquisterà tutto. Non abbiamo limiti. Sì? Un altro ibrido si è liberato. Forse distrutti. È il caso. Consideralo fatto. Forse è davvero il caso di... La tua regina ascolta. Cavolo, non c'ho più la regina proprio io. Facciamone un po' tre. E... un altro ospite dello sciame. E questo lo radichiamo qui. Mengsk soffrirà.
Ho poca gente, dannazione. È tempo. Dov'è? Ah, qui di qua si è liberato. È mio. Ah, per andare io da lui, che strada. Sciame. Andiamo un po' di qua, va. Mutazione completata. Oh, molto bene. La vendetta sarà mia. Vabbè, grazie a Dio le aberrazioni sono potenti e ne ho abbastanza. Io sono lo sciame. Caro ibrido, stai facendo un male cane, dannazione. Un altro ibrido morto. Ah, brutalisca, qui. Perfetto. Io sono lo sciame. Oh, quante belle risorse. Questo pianeta è mio. La nostra conquista prosegue. La brutalisca è mia. Oh, che bella. La tua regina ascolta. Dile che bella la brutalisca. No, un paio di ospiti dello sciame non è che mi dispiacciono. Blatte. Idralische. Due aberrazioni. E un'altra blatta. Parla. Forse è il caso di mettersi qua. Tutti qua. Cara brutalisca, sei uno spettacolo. Un getto violento. Brutalizzazione danni 50. Per la miseria. Per la miseria. Maledettissimo. Mi ha distrutto un impalatore. La tua regina ascolta. Ok. Io ci sono siamo. Lo sciame. Questo pianeta tutti qua. È mio. Ma io questo l'avevo già fatto. Ah, oh, ok, sì. Facciamo gruppo, così non avremo problemi. Allora, si sta liberando un ibrido per volta. Il che non è proprio il massimo. Un ibrido ha iniziato un assalto psionico. Non puoi Andiamo. Fermare l'inevitabile. Considerano fatto. No, concentratevi su di lui, tutti. Mamma mia. Lo sciame è servito al suo scopo. È uno strumento rotto, destinato alla discarica. Ignora le sue chiacchiere. Un'altra zona del laboratorio è sotto il nostro controllo. Di le tue preghiere. Rilevate altre tracce di ibridi. Prosegue. Tutto.
Consideralo fatto. Perfetto. Entrambe le brutalische sono state reclamate dallo sciame. Eccellente. Benissimo. Ora finiamo gli ibridi. Io sono lo sciame. Giacimento. Ora, sarebbe un sacco carino se... È tempo. La nostra conquista prosegue. Per la miseria. Servirebbero più ospiti dello sciame qua. Però onestamente... Che c'è sta... Parla. Consideralo fatto. Vabbè sì, onestamente qua è potentissimo, cioè... La tua regina ascolta. Bene, appena salta fuori il maledettissimo ibrido, lo colpisco subito. Ospiti dello sciame saranno attaccati pesantemente. Stava guarendo un po'. La regina dello sciame può guarire anche le strutture? Sì. Sì che può. Molto bene. Allora, caro ospite dello sciame, piazzatevi un po' in maniera strategica, grazie. Perfetto. Ora mi sento molto più al sicuro. Attenzione, un altro ibrido ti sta attaccando. Consideralo fatto. Frega niente, vai. Tutte ste aberrazioni, due brutalische, ma come fanno a fermarmi? È proprio impossibile. Conquisterà tutto. Ci adattiamo. Perfetto. Non abbiamo limiti. Attaccate senza pietà. Le nostre forze sono sotto attacco. Guarda che male. Consideralo fatto. Adesso, scusate, ma io ho una mezza idea di rimanere qua e spianare tutto. Io sono lo sciame. La nostra conquista prosegue. No, forse Audace, è meglio di no. Questo pianeta è mio. D'accordo, d'accordo, dai. Non manca molto. Ne mancano 3 di ibridi. E onestamente questi... È tempo. Dovrebbero essere abbastanza per difendere. Non posso esserne certo, ma... Sì? Thank you.
Buono. Lo sciame. Tanto che sembravano tutto. Ancora più efficaci in altre occasioni, eh. La nostra conquista però evito prosegue. Di lamentarmi più di tanto. Le brutalisca però sono lente, dannazione. Di le tue sono preghiere. Le aberrazioni a essere veloci. Considerano fatto. Esaurito. Ah, d'accordo, vai, attaccate. Non abbiamo limiti. Questo pianeta è mio. Audace. Lo sciame conquisterà tutto. Era così? Vabbè. Io sono lo sciame. Come siamo messi coi potenziamenti? Sembrerebbe bene. Sto facendo un altro paio di impalatori per parte. Perché sono pieno di droni che non sto davvero usando al massimo del loro potenziale, perciò... La tua regina ascolta. Consideralo fatto. Muovetevi, va. Sì, credo che punterò molto sulle aberrazioni. Un ibrido ti sta attaccando psionicamente. Percepisci il loro odio, Kerrigan, che ti attraversa la mente. La nostra Però... Beh, linea difensiva non indifferente stavolta, devo dire. Siano benedetti blattidi, danno veramente un aiuto spettacolare. Guarda, guarda, guarda come partono da soli. Ci adattiamo. Io sono lo sciame. Guarda la brutalisca come va. Le brutalisca. A posto. Mi sorprendi, ma rimani senza speranze. Quando sarà finita, verrò a prenderti, Naruto. Rilevo due tracce di ibridi. Sono molto vicini. Lo sciame quasi, conquisterà quasi. Tutto. La nostra conquista prosegue. Quasi quasi non ci sto troppo a pensare e attacco. Non abbiamo limiti. Io sono lo sciame. Di le tue preghiere. Questo pianeta è mio. Ci adattiamo. Aia. La nostra conquista prosegue. Naruto ha risvegliato due ibridi in una volta. Ci siamo, Kerrigan. Uccidili, il laboratorio sarà nostro. Cavoletto. Mamma mia. Lengsk soffrirà. Però ho preso un po' il contropiede, però ce grazie a Dio è andata fatta, bene. Mia regina, non ci sono più tracce di ibridi su questo livello. Manda lo sciame ai livelli inferiori. Uccidi chiunque ti sbarri la strada. Naruto ha in mente qualcosa e intendo scoprire di che si tratta. Beh, non ho idea di che cosa succederà nella prossima missione, davvero non lo so. Abbiamo distrutto davvero tutte le produzioni di ibridi? Ne dubito, mi sa che il futuro ci riserverà qualche piccola sorpresa. Ho toccato la mente di Naruto. Ho percepito la sua devozione verso questo Amon. Narud ha cercato per millenni di riportare in vita il suo padrone. Ma certo,
Il conflitto infinito tra Protoss e Zerg, gli ibridi, fa tutto parte del piano per riportare in vita Amon. A meno che non lo fermiamo. Beh, oggi Kerrigan è nella nuova veste di Capitano Ovvio. Va bene, ragazzi, allora, altra missione piuttosto tosta da molti punti di vista, però in fondo è andata molto bene come sempre. D'accordo ragazzi, allora per oggi è tutto, mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e mettete un bel mi piace se questo video vi è piaciuto e se vi sta piacendo la serie, d'accordo? A presto ragazzi!